orgogliosa di essere candidata con Gennaro Gison. Per me Gennaro è un mito. Io lo definisco la... come si dice? La... vabbè, adesso non mi viene il termine. Niente, io per chi non mi conosce sono Mariella La Torratta, ho quasi 52 anni, vabbè 51 ancora, lo possiamo dire, non mi vergogno. Ho due figli, una ragazza di quasi 20 anni e un ragazzo di 16. Come tutte le mamme vorrei dire che a me dispiace molto che mia figlia sia andata fuori a studiare, però spero che un giorno ritorni qui a lavorare nella nostra azienda. Io sono un'imprenditrice agricola e insieme ai miei fratelli svolgiamo questa attività da diversi anni. È nata questa azienda grazie a molti, molti sacrifici di mio padre, 50 anni fa. Mi piace ricordarlo perché ci ha insegnato tanto e da molti anni adesso abbiamo, diciamo, preso noi in mano la situazione della nostra azienda. Principalmente produciamo ortofrutta, oltre a produrla la commercializziamo in Italia ma anche all'estero. Ormai siamo conosciuti per la qualità, per la, diciamo, qualità e confezionamento e quant'altro. Mi piace dire anche il fatto che la nostra azienda ha successo soprattutto, oltre che dalle nostre capacità, dalla forza lavoro, dalla squadra che abbiamo ormai da tanti anni collaudata. E vorrei dire anche che oltre, diciamo, la nostra squadra è composta da gente che è arrivata ormai alla terza generazione. Con noi hanno lavorato gran parte di gente di Palagiano e anche di Mottola, perché mio padre, essendo di Mottola, è rimasto molto affezionato alla sua terra e quindi ci ha sempre tenuto a tenere anche dipendenti mottolesi. Noi diciamo che, appunto, voglio fare un grosso ringraziamento alla nostra forza lavoro, perché sicuramente qui stasera è presente, e vorrei dedicare un applauso a loro, perché noi non saremmo quello che siamo oggi senza la loro collaborazione. E per noi non sono collaboratori o dipendenti, per noi, io la definisco ormai una famiglia, perché ci rapportiamo con loro come se fossimo, appunto, di famiglia. E grazie al loro lavoro, alle capacità dei miei fratelli, uno per la parte amministrativa e l'altro per la parte commerciale, stiamo avendo davvero successo, ripeto, con l'Italia anche all'estero, perché il più piccolo, il più sprint della famiglia è sempre in giro per il mondo per andare a cogliere quelle che sono le varietà nuove, innovative e anche le tecniche di coltura. Quindi questo ci permette di essere sempre all'avanguardia. Ma oltre alla nostra forza lavoro, ai nostri dipendenti, collaboratori, devo un grosso ringraziamento ai nostri consulenti di ufficio. E non per ultimo, quello di Gennaro Gison. Io sono qui candidata perché non l'avrei mai fatto per nessun altro, lo dico e qui non lo nego, perché conosciamo Gennaro come consulente da oltre 13 anni e grazie anche al suo contributo, alle sue competenze, che la nostra azienda ha successo, perché non basta solo produrre e saper lavorare, ma la parte, diciamo, della progettazione, dell'amministrazione è fondamentale e lo può capire solo chi ha un'attività commerciale, un negozio, qualsiasi, sa che se le carte non stanno a posto non vai da nessuna parte. Lui è sempre presente, operativo, ottimista e ha competenze che è all'avanguardia, e io vado molto d'accordo con le persone che hanno una mente aperta e che guardano al futuro. Io quello che dare come contributo a Gennaro sono la nostra esperienza nel settore dell'agricoltura, settore trainante nel nostro paese, importante, che deve assolutamente decollare per far particolare anche le altre attività. Grazie e passo la parola a Gianluca. Ciao.
come dire, la differenza tra un imprenditore agricolo vero e chi invece millanta soltanto di esserlo, però la considerazione quella lascia agli altri. Lo copriamo. Buonasera Palagiano. Se volete bene a mio figlio, dovete votarmi. Ora sgombriamo il campo da ogni equivoco. Io non ho figli e lo dico soltanto per tranquillizzare mia moglie, anche perché temo che forse non riuscirei a, come dire, a completare l'intervento. Ma durante questa campagna elettorale anche questo abbiamo dovuto ascoltare. E quindi votami perché sono un tuo amico, mi devi votare, come? Sono tuo cugino, non mi voti? Sei candidato mio genero, lo voti? Ma cosa vuole fare? Niente, le buche, le strade, sono un disastro. Vabbè, ma cosa vuole fare? E gli hanno consegnato il programma, lo sta leggendo, lo sta studiando, si sta aggiornando. Va bene, ho capito, ma qual è la sua idea? Come immagina Palagiano tra 5-10 anni al termine dell'esperienza amministrativa? E la risposta, vabbè, che significa? È la prima volta che si candida, cosa vuoi? Ecco, noi non chiederemo il vostro sostegno per i nostri figli, per i nostri amici, per i nostri parenti. Noi chiederemo il vostro sostegno per i vostri figli, per i vostri cari, per i vostri affetti, per la vostra Palagiano, anche perché ieri è stato sovvertito quello che è il concetto di buona politica a Palagiano. Quando si parlava della nostra Palagiano, si è già padroni di qualcosa che non appartiene, ma che appartiene alla collettività. Ecco perché noi, come... Ma tu non sei di Palagiano? Certo, io sono di Palagiano, io amo Palagiano, l'ho detto l'altra sera e lo ripeto. I miei amici mi prendevano in giro quando lo dicevo all'interno delle mura domestiche. Palagiano è il più bel paese del mondo, io ci credo realmente. Certo, questa Palagiano non mi piace, la voglio migliore. Ecco perché dobbiamo impegnarci in politica, nella buona politica, in quella sana. Ma, come dire, non si può prescindere dal fatto di considerare come il nostro un impegno politico che non deve essere fino a noi stessi. Noi ci prendiamo l'impegno stasera e successivamente, come ci auguriamo con Gennaro, dopo l'11 giugno, di amministrare questo paese nell'interesse esclusivo dei cittadini di Palagiano, perché noi dobbiamo restituire a Palagiano e ai palagianesi un paese migliore tra 5 anni. Non possiamo partire dalla convinzione che il paese già ci appartiene, perché così facendo vuol dire che andremo ad amministrare facendo uso e abuso della cosa pubblica. Questo è un concetto estremamente pericoloso. Ecco perché, ripeto, non chiederemo un voto per i nostri figli, ma lo faremo sulla base del programma condiviso, il nostro, testimoniato anche dalle dirette promosse sui social network, senza veli, senza collage, senza tagli e senza maquillage di sorta. L'hanno detto ieri sera, ecco, noi non vogliamo essere degli sceneggiatori, noi non siamo degli attori, noi vogliamo essere protagonisti di questa esperienza, noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento. Ecco perché ci impegniamo al fianco di Gennaro Gison. È un'esperienza sicuramente emozionante, avvincente, soprattutto per chi è alla prima esperienza. Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere e che continuiamo a voler trasmettere è quello dell'assoluta trasparenza, del principio assoluto della trasparenza, testimoniato dalla scelta della giunta. Palagiano già conosce quale sarà la giunta, senza sottostare ai ricatti di chi ha preso il voto in più e il voto in meno rispetto al collega di lista. Una scelta rivoluzionaria per questo paese, rivoluzionerà anche negli altri. E, come dire, lancia un messaggio di innovazione che Palagiano deve poter cogliere. La trasparenza sta nell'enunciazione sì della giunta, ma sta anche nella presentazione di tutti e 32 i candidati, con oggi arriviamo a 29. Non chiederemo a Rocco Licomati, ma perché lo conoscono tutti, perché ha problemi evidenti di deambulazione in questo momento. Ma conosciamo tutti e 32 i candidati, e quando parliamo di trasparenza parliamo di questo,
Le persone che si candidano ad amministrare, che vengono qua e ci mettono la faccia, non a parole, perché a parlare di trasparenza tutti sono bravi, salvo poi dimenticare di fare nomi e cognomi al momento giusto. L'abbiamo sentito proprio l'altra sera. C'è un consigliere che passa da una parte all'altra. Io lo dico per il bene del paese. Imparate a fare nomi e cognomi, nascondersi dietro i giri di parole. Non serve a noi, non serve a nessuno, non serve a Palagiano. Anche perché, guardate, alla fine dell'intervento, un ex sostenitore a questo punto mi chiedeva, vabbè, ma con chi ce l'aveva? Perché stava parlando male di Francesco Carucci a questo punto? Qualcun altro invece ha pensato a Francesco Serra. Ora, sgombrate il campo dagli equivoci, imparate a dire le cose per quello che sono, a chiamare le persone per nome e cognome, perché, ripeto, nascondersi dietro i fantomatici giri di parole non serve a nessuno, l'abbiamo già visto, l'hanno già fatto. Serve un'assunzione di responsabilità per chi dice di voler amministrare questo paese. E ripeto, noi parleremo con i programmi, il tempo stringe. Stasera parleremo di agricoltura, parleremo del tributo 630, parleremo della difficoltà legata ai consorsi di bonifica, alla tariffazione dell'acqua irrigua, tutti temi di cui gli altri non possono parlare, invece Gennaro sì, perché Gennaro ha seguito queste questioni e non ieri e non l'altro mese quando ha deciso di essere candidato sindaco. Gennaro è a fianco ad esempio del tavolo verde da svariato tempo, io lo ricordo già nella passata esperienza da amministratore, da vice sindaco. Si è interessato realmente di quelli che sono i problemi dell'agricoltura, di quello che, parlando anche qui, senza far venire luminari dalla Grecia che sono venuti a Palagiano, gli abbiamo insegnato qualcosa anziché prendere suggerimenti da loro. Bisogna parlare con i contadini, con gli agricoltori di Palagiano, per capire quali sono i reali problemi. Capire che il problema dell'agricoltore palagianese è il trattore fermo nel garage, fermo dal meccanico perché non riesce a camminare, perché le buche sono disastrate. Il problema è la bolletta che arriva dal consorzio di bonifica, che richiede somme esose per servizi mai resi. Ecco, questo è l'impegno che noi prendiamo per Palagiano. Naturalmente ne parlerà in maniera compiuta sicuramente Gennaro dopo di me. Stringo, anche perché abbiamo rubato già troppo tempo. L'invito che facciamo stasera, e ripeto, a tutti quanti, è di chiamare le cose per quello che sono, chiamare le persone per nomi e cognomi, perché poi dietro i giri di parole è facile nascondersi, è facile creare confusione nell'elettorato. Invece no, la politica è una cosa seria. La politica è una cosa seria e deve essere fatta seriamente. Ecco perché, ancora una volta, noi crediamo che Gennaro Gisonna sia la scelta più concreta e migliore per Palagiano. Cos'altro dire, Gennaro? Niente, stringo e ti lascio la parola. Buonasera, grazie a tutti. Aspetta che lo alzo un attimo, No, 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 no. E tu, Simo? Arriva, arriva. E no, no, ti puoi far vedere, tranquillo. Allora, stasera parliamo di programmi. È stato detto che non si parla di programmi, è da febbraio che stiamo parlando di programmi. Prima in piazza non si poteva, lo abbiamo fatto su Facebook, lo abbiamo fatto in luoghi chiusi. E questa sera lo facciamo in piazza. Pare che non ci stiamo mai in piazza, invece non ci siamo in piazza, ci siamo anche questa sera. E iniziamo dall'area forse principale della nostra comunità, l'agricoltura. Palagiano vive di agricoltura. Però quando abbiamo iniziato il confronto sul programma, e partendo proprio dall'agricoltura, ci siamo resi conto che l'agricoltura non può essere considerata da sola estrapolata da tutto il resto del contesto, soprattutto non lo si può considerare sola e proprio estrapolata dai problemi urbanistici del nostro territorio. Riteniamo che sia strettamente correlata la cosa, perché siamo convinti che a Palagiano
non sia necessario sottrarre altro terreno all'agricoltura per destinarlo ad altri scopi che non sono altro quelli speculativi. Paragiano è un paese a vocazione agricola e deve essere salvaguardato il territorio come territorio agricolo, perché è di là che proviene la nostra ricchezza. Ricchezza che non è solo degli agricoltori, è di tutto il sistema economico locale. L'agricoltura ha un effetto di induzione devastante. Tutti quanti sappiamo, no? Ci rendiamo conto che se va male l'agricoltura stiamo male tutti. Io pure, ma tutti quanti, negozianti, commercianti, ecco perché dobbiamo focalizzare l'attenzione sull'agricoltura. Ed è una delle risposte che ci siamo dati quando ci siamo posti una domanda: ma perché io dovrei continuare a vivere a Palagiano? O perché una persona deve venire a vivere a Palagiano? Deve venire a vivere a Palagiano perché Palagiano è una comunità che lavora e va avanti proprio perché va avanti l'agricoltura. Questo è un pensiero che abbiamo fisso nella mente e che porteremo avanti e sosterremo il settore agricolo in ogni istante della nostra vita amministrativa, perché sono sicuro che ne avremo l'onore e l'onere di curarla. Detto questo, di agricoltura qualcuno ha detto in una piazza non distante qua, più di 400-500 metri, che sono la persona meno adatta, che non so niente di agricoltura, che non capisco niente. Sicuramente non saprò niente di tecnica agraria, qualcosa la so, ma io conosco il mondo agricolo fin da piccolino, perché i miei nonni erano agricoltori. Ma poi nel 93, quando ho iniziato l'attività, dal 93 sono passati, aiutatemi, 24 anni, quasi 25, i miei primi clienti sono state aziende agricole e non mi sono occupato dell'ICI o dell'IMU di ora dell'agricoltura. Questi sono problemini. Il mondo dell'agricoltura ha bisogno di assistenza in altri settori, in altri ambiti, ad altri livelli. Ecco perché io le mie aziende agricole le accompagno in progetti di finanziamento, di ampliamento aziendale, di ristrutturazione dei capitali investiti. Ora purtroppo si è in periodo di crisi e purtroppo le assisto in problemi di crisi finanziaria, ma le assisto anche nelle lotte pubbliche che a fianco al tavolo verde ho fatto in tempi non sospetti, non quando io volevo fare il politico. L'ho fatto quando da tecnico sono stato chiamato a fare l'assessore al bilancio e su invito di quell'associazione mi sono presentato e c'è stata la meraviglia di tutti: finalmente è venuto un rappresentante del comune di Palagiano. È vergognoso! E c'erano fior di professionisti del settore agricolo. Un assessore all'agricoltura che non si presenta. Un sindaco che ha quasi paura di nominare la partecipazione al tavolo verde, perché è un'associazione libera, spontanea, di gente che vive di agricoltura, non di gente che specula sull'agricoltura, non di gente che investe capitali solo per avere un ritorno di capitale da quell'investimento, non per avere un ritorno di creazione di ricchezza dell'azienda che si ritraduce poi in ricchezza dell'intera comunità. Mariella ha detto che ringrazio i dipendenti, perché i dipendenti fanno parte dell'azienda, i dipendenti sono il fattore umano, è importantissimo, così si assistono le aziende agricole, così si capisce, stando al fianco degli imprenditori e dei lavoratori. E allora la nostra ricetta per l'agricoltura parte dal presupposto, e non è un mettere le mani avanti, che il comune ha poca competenza nel settore agricolo, nella normativa, nella normazione del settore agricolo. Però il comune ha un dovere principale, che è quello di sostenere gli agricoltori dipendenti, ma anche gli agricoltori titolari di azienda, perché se non ci sono gli uni e gli altri non possiamo proprio parlare di agricoltura. E allora la nostra ricetta parte già da subito, l'avete visto. Abbiamo reso pubblico la nostra giunta, quella che sarà la nostra giunta,
e senza tirarmi indietro, senza rinunciare alle responsabilità, la delega per l'agricoltura e per l'intero settore delle attività produttive me la sono tenuta io, sarò io il diretto responsabile e referente per gli agricoltori e per tutte le associazioni di categoria. E non lo vedete come un atto di megalomania, è un atto di responsabilità. Alcuni dicevano che l'assessorato all'agricoltura, nelle passate stagioni, dico io, non lo volevano, perché in quell'assessorato non ci sono soldi, non girano soldi. Così si aspira all'assessorato, dove girano soldi, non dove c'è da lavorare e da mettere la faccia. Bravo! 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 Magari approfondiremo i vari aspetti successivamente, però ci tengo a sottolineare una cosa importante. Tempo stringe, abbiamo mezz'ora, 17 liste, per parlare tutti ci hanno dato comizi di mezz'ora. La ricetta importante, fondamentale, è che tutti gli imprenditori agricoli devono sentirsi prima imprenditori, quindi occorre innanzitutto un cambio di cultura imprenditoriale. Sosterremo e favoriremo la formazione degli imprenditori ma anche dei dipendenti in un'ottica di impresa intesa come insieme di beni e risorse che sono tra loro collegati. Importantissimo il successivo passaggio che sosterremo e promuoveremo subito, l'ho detto anche pubblicamente, è quello di favorire l'aggregazione tra le imprese. Imprenditori agricoli, mettetevi in testa che dovete superare gli steccati. Dovete riunirvi, dovete aggregarvi in organizzazioni che devono essere frutto della vostra iniziativa, non vi devono essere imposte dall'alto come è successo nel passato. Lo so che siete scottati dai vari consorzi, dalle varie cooperative, ma ricordate che erano aggregazioni non di vostra produzione, non eravate voi ad indicare chi doveva amministrarvi, vi venivano imposte dall'alto. Perché? Erano strumenti di veicolazione di capitali, di aiuti, di finanziamenti, e voi non vedevate nemmeno l'ombra di questi aiuti. Per cui l'aggregazione deve essere verso enti, chiamatele OP, chiamatele come volete, la forma tecnica si trova, che devono avere come obiettivo principale quello di darvi forza sul mercato, capacità di aggredire i mercati non vicini. Non serve a niente far vedere i nostri prodotti qua. I nostri prodotti li devono vedere all'estero, a Milano, sui mercati comunitari, extracomunitari. È lì che dovete cogliere la sfida del mercato. E soltanto mettendoli insieme, operando chiaramente sempre in piena autonomia in questa aggregazione, che potete creare quella forza concorrenziale che vi renderà possibile di cogliere le sfide del mercato. E ci si riesce. Le organizzazioni devono servire a questo, a creare una forza competitiva rispetto agli altri. Soltanto così riusciremo a superare, o meglio, a porre le condizioni per superare questa grave crisi, che oramai è una crisi mondiale, internazionale. Le sfide della globalizzazione, non possiamo fare i ciechi, non esistono, esiste la globalizzazione anche nel settore agricolo, per cui noi vi sosterremo e promuoveremo questo tipo di aggregazione tra di voi. Lo fanno al nord, lo fanno quelli della Melinda, lo fanno quelli del Parmigiano Reggiano, ma i nostri clementini ne sono da meno, scusate. E soltanto stando insieme, in un'unica forza da espandere anche alle realtà dei comuni limitrofi, possiamo porre le basi per parlare di un IGP delle clementine, da estendere anche alle altre produzioni, non soltanto alle clementine. Altrimenti i risultati sono quelli che abbiamo visto, l'iniziativa sterile, non serve a niente, c'è. Che facciamo? Chi lo usa? Come si usa? A che cosa serve? A niente. Perché? Perché c'è poca forza concorrenziale. Inoltre in agricoltura dobbiamo imparare, e per questo faremo promozione anche qui, sosterremo questo indirizzo, di rivolgervi alle innovazioni tecnologiche. Non si può più andare in campagna con i vecchi metodi e le vecchie tecniche agrarie. L'innovazione è importante soprattutto per sfruttare le fonti
di energie alternative. Ciò abbatte notevolmente i costi e rende anche il nostro territorio più vivibile e fruibile dal punto di vista dell'impatto ambientale. È importantissimo anche questo. È chiaro che avrete bisogno di sostegno, ma avrete bisogno anche di indirizzi. Noi avremo, e ve l'abbiamo già detto con la Giunta, anche uno staff tecnico a vostra disposizione del settore agricolo, da me coordinato, composto da tecnici del settore, che sarà ampliato mediante la costituzione di una struttura di co-working da parte di professionisti che vorranno parteciparvi, la cui retribuzione sarà collegata al risultato finale. Sarà una partecipazione, diciamo, volontaria, disciplinata da un regolamento, che sarà, e il lavoro di questi professionisti che vorranno e sicuramente ci accompagneranno sarà elargita al risultato ottenuto. Questa è un'attività, questa è una tipica struttura utilizzata in tante realtà comunali per poter recepire fonti di finanziamento, che è proprio il nodo cruciale di tutti gli enti locali. La difficoltà sta a progettare e andare a captare. Qualcuno ha detto basta intercettare, giusto, basta intercettare, prendiamo questi finanziamenti, non è sufficiente intercettare, li dobbiamo prendere proprio, e per prenderli noi abbiamo pensato a queste strutture fatte di professionisti già esperti del settore. Ma noi di professionisti esperti del settore ne abbiamo già in giunta, c'è gente che vive con l'agricoltura e mette i propri servizi a disposizione dell'agricoltura, così come ho fatto io per gli agricoltori, ma da tanto tempo, negli ultimi 3-4 anni, anche a favore del Tavolo Verde. E il mio impegno col Tavolo Verde è continuato in maniera gratuita anche dopo l'incarico politico che ho avuto per 5-6 mesi. Per cui grande disponibilità da parte nostra, grande competenza, non lo dico con presunzione, ma c'è gente competente tra di noi che si mette a disposizione degli agricoltori. Bene, il tempo stringe, potremmo approfondire, sono andato in maniera veramente sintetica. Concludo veramente dicendo: abbiate fiducia di noi. Noi stiamo facendo un patto con voi, ci stiamo mettendo la faccia, siamo trasparenti, siamo affidabili e lo stiamo dimostrando da subito. Vi abbiamo mostrato la nostra squadra di governo, sfido chiunque a farlo, non lo possono fare perché hanno accordi sotto banco. La giunta servirà ad accontentare Tizio, Caio, Sempronio in base al risultato elettorale. Non fatevi prendere in giro per l'ennesima volta, vi stiamo dando un'opportunità mai vista, per cui Palagiano questa volta non sbagliare, perché solo con noi hai il massimo della trasparenza e della credibilità. Tutti parlano di trasparenza, tutti quanti, dobbiamo vederla in pratica e noi la stiamo già mettendo in pratica. Ciao a tutti, buonasera, e Palagiano riparte!